Amen, gloria a Dio. Allora, chi desidera seguire la lettura può aprire la propria Bibbia in Prima Pietro 1. Gloria allo Spirito Santo. Benedetto sei, Santo, Santissimo. Prima Pietro 1. Leggiamo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Leggeremo i primi 12 versi. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, a quelli della dispersione di Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia, che abitano in quei luoghi come forestieri, eletti secondo la prescienza di Dio Padre in santificazione di spirito a ubbidienza, ad essere cospersi col sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi sia moltiplicata. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale secondo la sua grande misericordia ci ha rigenerati in speranza viva per la risurrezione di Gesù Cristo dai morti all'eredità incorruttibile e immacolata, e che non può essere conservata nei cieli, non può scadere, scusate, ed è conservata nei cieli per noi, i quali siamo nella virtù di Dio per la fede guardati per la salute presta ad essere rivelata nell'ultimo tempo. Nel che voi gioite, essendo al presente un poco, se così bisogna, contristati in varie tentazioni, a ciò che la prova della fede vostra, molto più preziosa dell'oro che perisce pure provato per il fuoco, sia trovata lode, onore e gloria nell'apparizione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale, credendo, benché ora non veggiate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede vostra, la salute delle anime, della quale salute cercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia riservata per voi, investigando qual tempo e quali circostanze volesse significare lo Spirito di Cristo che era in loro e che già testimoniava innanzi le sofferenze che avrebbero a Cristo e le glorie che poi appresso seguirebbero, ai quali fu rivelato che non a se stessi ma a noi amministravano quelle cose le quali ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per lo Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Amen. La parola di Dio è un tesoro. La parola di Dio è la cosa più preziosa che la Chiesa ha, perché la parola di Dio noi purtroppo, quando la vediamo come un libro, è in parte sbagliato, perché la parola di Dio è più di un libro. La parola di Dio è Cristo stesso. Io dico sempre che oggi noi abbiamo la Bibbia e camminiamo con la Bibbia in mano, ma nel cielo cammineremo mano nella mano col Signore Gesù. Ma sarà la stessa parola, solo che la vedremo come è, veramente, fisicamente. Vedremo questo grande Signore, Dio e Salvatore. E questa è una grande speranza e una grande gioia. La parola di Dio è vivente. È vivente quando? Quando credi, è vivente in se stessa a prescindere, ma diventa vivente nel nostro cuore quando? Quando credi nella parola di Dio, la accetti, la vivi, la cerchi, vivi con lei, cammini con lei, e allora sarai rapito anche tu, come Enoch, che camminò con Dio. E in virtù di questo camminare con Dio fu rapito. Se Enoch non avesse camminato con Dio, non sarebbe stato rapito. Oggi c'è un piccolo rimanente che sta camminando con Dio e sarà rapito, perché sono questi i giorni del rapimento della Chiesa. È scritto che nel verso numero 2 che il Signore ci ha eletti, no? Ma non è che ci ha eletti perché eravamo migliori di altri, come se ci fosse una sorta di predestinazione nominale. No, no, lo dice proprio chiaramente, ci ha eletti secondo la prescienza, ovvero lui ha visto prima della fondazione del mondo
tutti quelli che avrebbero creduto in lui. E in virtù di questa prescienza, ovviamente poi la scrittura ci dice questo, ma la selezione, la cosiddetta selezione, è universale, nel senso che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ovviamente l'unica predestinazione è per la Chiesa. Solo la Chiesa è predestinata ad essere salvata, ma qualsiasi persona sulla faccia della terra può uscire dall'Egitto, può uscire dal mondo e può entrare in questa preselezione, in questa elezione, in questa predestinazione. Entrare, la porta è aperta. Gesù lo ha detto: se io apro, chi chiude? In questo momento la porta è aperta, dobbiamo solo entrare. Benedetto è il santo nome del Signore. Ed è una grande speranza che ci parla di un'opera, come dice il verso 3. C'è il Padre, c'è il Figlio, più avanti parlerà anche dello Spirito Santo, benedetto, come è scritto nel verso, che è il verso 12, che furono evangelizzati per lo Spirito Santo. E quindi c'è tutta l'opera della Trinità. Benedetto è il santo nome del Signore. Tutto questo ci porta ad un'unica speranza, la speranza della viva risurrezione. In questo momento i nostri occhi vengono bersagliati, la nostra anima, il nostro spirito viene bersagliato da tutto ciò che si trova in questo mondo e vuole spegnere dentro di noi questa viva rappresentazione della risurrezione del Cristo, perché egli è morto ed è anche risorto. Ed in virtù di questa opera, di questa fede, di questa conoscenza che è stata depositata nel nostro cuore, che noi dobbiamo combattere questa fede e dobbiamo combattere contro le tentazioni. È scritto che nel verso 7: la prova della fede vostra, molto più preziosa dell'oro che perisce. Ma nel verso 6 dice che, essendo al presente un poco, se così bisogna, contristati in varie tentazioni. La tentazione, tentare, significa cercare di far cadere. Ecco perché Dio non tenta, ecco perché poi Giacomo dice che Dio non può essere tentato e non tenta nessuno, perché Dio non è venuto per cercare di far cadere nessuno. Dio è venuto per rialzare quello che era caduto. Ora noi siamo in molte cose tentati, e da noi stessi, e dall'avversario, e la vita, e le cose, le vicissitudini di questo mondo ci vogliono far cadere, e ci vogliono far cadere perché qualcosa, qualcuno non vuole che noi arriviamo a destinazione. Ma Gesù invece vuole che noi arriviamo a destinazione. Ecco perché nessuno, come è scritto nel verso numero 4 e anche nel numero 3, ma soprattutto nel numero 4, che questa eredità è incorruttibile, è immacolata e non può scadere. Nessuno ci può rubare questa vita eterna, perché l'ha conquistata Dio stesso, non ce la possono rubare. Ora noi però possiamo scadere perché non perseveriamo nelle cose che ci sono state insegnate, non da carne e sangue, ma dallo Spirito Santo, da Dio stesso. Noi possiamo scendere da quelle cose che gira, dove lavora il vasaio, ma se noi rimaniamo lì a farci lavorare dal vasaio che è il Padre, nessuno può rubarci questo deposito. E infatti è scritto che lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna. Sì, benedetto. Sì, ecco perché dobbiamo studiarci che questo Spirito Santo sia sempre acceso, infiammato, che vogliamo sempre, come dire, andare avanti malgrado le grandi prove che inevitabilmente tutti in questo mondo hanno. Tutti hanno le grandi prove. Benedetto è il santo nome del Signore, ma noi abbiamo qualcosa che il mondo non ha, ed è la fede in Gesù Cristo. Noi sappiamo che ogni giorno possiamo inginocchiarci
e possiamo alzare le nostre mani e possiamo invocare colui che ci può aiutare. E questo non è un qualcosa che si legge sulla carta e basta. Si può anche fare così, ma è sbagliato. Questo noi lo dobbiamo assimilare, ci dobbiamo credere. Noi abbiamo visto la gloria di Dio nelle nostre vite, fin dal primo giorno che siamo nati di nuovo. Ora, il primo giorno eravamo ripieni del primo amore, ma dopo decenni questo primo amore viene combattuto ed è lì la perseveranza. Perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo è il messaggio vero dell'Evangelo, immarcescibile, come dice il linguaggio arcaico. E poi nel più avanti dice: benché voi siate contristati, ad ogni modo voi però gioite, perché sappiamo tante cose. Sì, siamo contristati, ma sappiamo in chi abbiamo creduto, dove stiamo andando, e sappiamo che per quanto possiamo essere contristati, avrà un tempo, un giorno finirà. E questa è la speranza che ci porta avanti. Benedetto è il santo nome del Signore. Ed è una speranza, come è scritto più avanti, che dice che i profeti, vedendo queste cose, vollero investigarle e capirono che non era per loro che questo veniva scritto. Che significa questo? Che questa speranza pesa su un fondamento saldo, e queste verità furono profetizzate migliaia di anni prima. Tutto quello che è scritto nel Nuovo Testamento, che è venuto il Cristo, che è sceso lo Spirito Santo, che è nata la Chiesa, i segni nella Chiesa futuri, i segni nel mondo, tutto questo lo troviamo tutto ben descritto nell'Antico Testamento migliaia di anni prima, e possiamo dire che questa fede è vera, questo libro è vero e Dio c'è. Non è una fede appoggiata sul niente. Dio non fa mai nulla al niente. Dio non rimane mai così: ups, e adesso che faccio? Mai. Tutto ha un piano e ha un disegno, e noi siamo stati chiamati a entrare in questo disegno che si chiama la salvezza del Padre tramite il Figlio, per la potenza dello Spirito Santo. E malgrado tutto noi gioiamo, perché chi è che non è inguaiato in questo mondo? Anzi, più passano gli anni più siamo inguaiati. Ma noi, malgrado tutto, possiamo gioire in Cristo Gesù. E preghiamo prima di tutto per noi, e poi preghiamo per i nostri figli, essendo soprattutto di buon testimonio, di buona testimonianza, perché il Figlio ascolta quando dietro le parole c'è un sano comportamento. Altrimenti il Figlio si ribellerà, e molti figli di credenti sono passati a lavorare per il nemico. Non mi metto a fare nomi adesso e storie, ma letteralmente sono passati a lavorare per il nemico perché hanno visto il pessimo esempio dentro le loro case. Quindi siamo di esempio, che i nostri figli possano vedere che preghiamo, che andiamo in chiesa, che leggiamo le scritture, che ci studiamo malgrado i nostri difetti, che ce ne abbiamo tantissimi, ma che ci studiamo di amare il Signore. Questo è venuto a fare. Il Signore è venuto a unire le famiglie. Il Signore è venuto a dare dignità, a dare speranza, a dare vita eterna. Avere vita eterna significa, se tu vuoi sapere se hai vita eterna, guarda il tuo cuore se sta in pace. Chi ha vita eterna può essere inguaiato quanto ti pare e giustamente soffrire, ma ha pace nel cuore, ha gioia nel cuore, ha speranza nel cuore. La vita eterna produce questi frutti: gloria allo Spirito Santo, ed è la cosa più bella che possiamo avere. Gesù è la vita eterna, è la risurrezione, è tutto. Gloria a Dio. Questa è la speranza dell'Evangelo depositata per grazia solo nella Chiesa. Solo la Chiesa ha questa speranza, e chi ha questa speranza si purifichi come esso è puro. Ditemi voi se non possiamo essere felici. Alleluia. No, io dico sempre, io guarda, io parlo con mia madre, dico: guarda,
abbiamo un sacco di problemi, ma abbiamo la gioia di Cristo, alleluia. Noi abbiamo, per grazia di Dio, capito quali sono i tempi che la Chiesa sta attraversando. Questo è un comandamento di Dio che la Chiesa deve vedere, e se non vede, dice il Signore, ungiti gli occhi con del collirio. È scritto nell'Antico Testamento che vi erano degli uomini intendenti per capire il tempo in cui si trovavano. Oggi questi uomini ancora esistono, e non è un privilegiato che predica o un altro privilegiato che ha chissà quale dono. Il privilegiato è la Chiesa, che è chiamata a riconoscere il periodo storico nel quale si trova. Oggi non è il periodo storico della Vergine partorirà, no, quello era per allora. Oggi è il periodo storico che dice: il Signore suonerà la tromba e non passerà per la grande tribolazione la Chiesa, e la Chiesa sarà tolta, e dice ai di coloro che saranno lasciati. Ecco perché studiamoci di aggrapparci a questa fede grandemente combattuta, e facciamo come ha fatto Noè, che pur avendo agli occhi di molti un ministero che avrebbe fallito perché nessuno si è convertito, ma Noè ha salvato per la grazia di Dio tutta la famiglia. Amen. Nessun membro della famiglia di Noè si è perso. Amen. E questo è meraviglioso. Amen. Ed è un esempio da seguire, perché i nostri dì sono i dì di Noè e anche i dì di Elia. Se voi studiate e volete capire bene l'oggi, dobbiamo capire quello che è successo ai dì di Elia, che c'era una grande apostasia, e Elia rimase solo, ma Elia fu tolto, alleluia, e poi c'è tutta la storia. Bene, cari fratelli e cari amici in ascolto, vogliamo andare in preghiera con questa speranza, con questa gioia. Combattiamo per la gioia del Signore, perché la gioia vuole togliercela l'avversario, il nostro io, ma combattiamo per questa gioia. Amen. A prescindere dal carattere, se sei sempre sorridente o no, quello è carattere. Tu puoi essere molto sorridente e non avere la gioia di Dio, e viceversa, ma noi vogliamo avere la gioia del Signore. Amen. Essere gioiosi dentro, essere in pace. Amen. Gloria a Dio. Combattiamo per questa cosa. Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio, mentre la sorella Paola ci guiderà nell'adorazione, nel ringraziamento, nella preghiera. Venite davanti, cari fratelli, lodiamo il Signore, alziamo le mani, ringraziamo l'Altissimo, invochiamolo, Padre, nel nome nel nome di Gesù preghiamo il Padre. Amen.